Ciao a tutti e bentrovati in un nuovo video dei cinghiali sul tubo. Sono Vessor e quest'oggi volevo presentarvi Goliath. Si pronuncia così, mi sono informato, eh. Io ho sempre pronunciato Goliath e invece Goliath. Si tratta di un gioco, anzi facciamo subito new game. Sì, facciamo new game, cancelliamo il mio salvataggio e ripartiamo da qua. Saltiamo la presentazione, non la saltiamo. Sì, ecco fatta, la saltiamo. Tanto è velocissimo, potrò anche farvela vedere. Comunque ci ritroviamo, in poche parole, in un pianeta ostile, possiamo definirlo ostile, dove ci saranno poi delle fazioni che troviamo più avanti, con cui dovremo allearci, eccetera. Comunque il nostro compito sarà sopravvivere in questo pianeta, ma da soli non ce la faremo. Dovremo costruire dei robot, appunto questi Goliath, che in base al materiale con cui li costruiremo avranno dei pro e contro sui vari biomi e sui vari nemici che andremo ad affrontare. Oltre al materiale si differenzieranno anche nel loro equipaggiamento, nei loro add-on che potremo modificare in base a quello che abbiamo. C'è un sistema di crafting per quanto riguarda dei tool, per quanto riguarda oggettistica varia del personaggio in sé, dell'umano, tanto per capirci. E poi possiamo costruirci dei ripari, delle fortezze. Quindi in più ci sono delle missioni e il mondo è creato proceduralmente, per questo il caricamento del mondo, scusate, ha richiesto un bel po'. Anche se all'inizio questo qui, almeno io che abbia visto, è uguale. Come vedete, qui dice dove sono, è meglio che mi costruisco un riparo. Allora, intanto iniziamo a seguire le missioni, così vedete un pochettino come funziona il gioco. Con la E interagiamo, in basso a sinistra vedete dei tasti che ci indicano con... con la Z attiverò questo, con la X quest'altro e via discorrendo. Con la I apriamo l'inventario, dove abbiamo anche delle informazioni, un riassunto delle varie possibilità che il personaggio ha. Eccole qua, comunque l'invisibilità. Ah, se lo chiudo ve le faccio vedere. Abbiamo l'invisibilità, eccolo qui. Con il tasto 1 creiamo invece un riparo e con il 3, ma io in questo caso uso il tasto destro, spariamo. Attenzione perché lo sparo è molto prolungato, nel senso che trapassa tutto quello che trova con la pistola che si ritrova in questo momento. Raccogliamo il più possibile. Ok, adesso dobbiamo raccogliere le bacche, però io sono un ribelle e raccolgo il più possibile alberi perché ci serviranno poi per fare il nostro primo Goliath, cioè il Goliath di legno, che è carinissimo. Tra l'altro, come bonus, se non ricordo male, se piove, dato che c'è il ciclo giorno e notte e c'è il tempo dinamico, se piove si rigenera. Ovviamente prende il doppio dei danni se c'è il fuoco, quindi magari in un bioma dove c'è la lava, per esempio, non è il caso di usare il Goliath di legno. Poi ovviamente ci sono anche altre cose, come per esempio, oltre che altri biomi... Guardate che roba impressionante, mi va... Taglia quest'altra! Allora, così ci penso io. Con la rotella si zooma in fuori. Tasto destro. Rotella premuta, giriamo la telecamera. Raccogliamo, finiamo di raccogliere queste bacche, se no qui non andiamo avanti con la storia. Ok. Ora andiamo a creare il nostro campo di fortuna, qua giù, vicino al... Ecco, mi viene sempre da premere il tasto destro per girare la telecamera, scusate, una deformazione professionale. In alto a sinistra, in alto a destra, scusate, vedete che c'è la nostra barra della vita e l'esperienza, perché noi faremo dell'esperienza e livelleremo, passeremo dei livelli. Torniamo un attimo all'inventario, non ho finito di farvelo vedere. Qua abbiamo il journal, sapete già cos'è, la mappa, ci fa vedere le risorse che sono vicine e tutto il resto. E gli experiments sono gli esperimenti, cioè la nostra abilità nel poter creare i vari Goliath. Ora questi altri sono bloccati, quindi non ce li fa vedere. Questo è il primo che andremo a creare. Allora, sono arrivato sul punto, creiamo il nostro campo. Ok. Ci dice di bruciare la legna, quindi noi metteremo tasto shift premuto, ovviamente cambiamo le cose, cambiamo, splittiamo, dividiamo i stock che abbiamo delle varie risorse. Ok, raccogliamo il carbone. A posto, carbone raccolto, chiudiamo. Ora ci dice di craftare, vedete, un impacco per curarci. Andiamo qua e lo creiamo, ce ne basta uno, se sono abbastanza intelligente da riuscire a premere craft. Perfetto, vedete c'è anche della moneta, ci servirà più avanti quando arriveremo nelle fazioni. Ora qui c'è la storia, dove noi sentiamo appunto un gracchiare, una voce, quindi
funziona, c'è vita in questo pianeta. Andiamo a vedere quello che ci dice la radio. In questo caso vado veloce, eh. Poi voi ve lo leggerete se comprerete questo gioco, ve lo leggerete. Io cerco di sintetizzare nei minuti che mi rimane del video, perché alla fine vorrei farvi vedere il più possibile almeno delle meccaniche base del gioco. Qui incontriamo i primi nemici. I nemici sono belli cicciottelli. Ed ecco perché subentra il Goliath, che sono macchine da guerra. Allora, qui se non ricordo male era questo. Così scoppia e parte un pezzo di ala che va a sotterrare la povera creatura che ci veniva addosso. E ora ci dice di dirigerci verso nord. Quindi andiamo verso nord, all'obelisco, che sarà poi una specie di teletrasporto. Ma per ora non ci interessa, ecco, come al solito premo il tasto destro e andiamo qua. Ora mi sembra che iniziano ad attaccarmi delle creature non proprio piccoline, dei ragni giganti. Come mi allontano da, vedete, quella zona blu che è la mia base, e indica la mia base. Vedete, qua ci sono delle ceste che ora andrò ad utilizzare. Ci sono poi, c'è il una cosa che ora vi attiverò, vi farò vedere un attimo, che ormai sono di strada, butto giù anche questo. Perché noi, è vero che possiamo costruire il nostro riparo che avete visto prima accanto all'aereo, ma possiamo anche costruire una base, quindi fare un garage per i Goliath, fare altre cose. Un attimo, vedete, ho passato il livello, livello 3, ho preso soldi, esperienza, tutto il resto, punti vita, quello che c'è, si butta dentro. Ora, se vi ricordo, era il tasto 1, esatto. Vedete che cosa possiamo fare, queste varie operazioni. Quello che ci interessa a noi è questo. Per poter costruire il Goliath, ma ci serve il Twigs. Noi comunque, prima di andare a prendere i rametti, andiamo ad aprire queste ceste. Noi abbiamo un po' di denaro. Abbiamo... questo qui serve per riparare il Goliath e poi vari aggeggini per il crafting. Chiudiamo, apriamo, altri dindini, altri soldini. A posto, questo abbiamo fatto. Ora cerchiamo degli alberi. Il problema è che qua mi attaccheranno dei ragni. Vediamo di riuscire ad evitarli. Maggiormente la notte, durante il giorno per fortuna... ci sono solo nei pressi della... vedete, qui c'è dove sto muovendo il mouse. C'è la loro tana. Mi sta andando malissimo, sto trovando i Twigs. Oh no, ah no, è pioggia, ok. Eccolo lì, vedete? Guarda lì un ragno che sta lì fermo, che fa il furbetto, ma l'ho visto. Ecco, qua probabilmente ci sarà. Dov'è che non lo vedo? È quello, eccolo lì, infatti livello 1, vedete? Buttiamo giù questo, c'è un altro qua dietro. Guardatelo, veloce, 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 Twig, via. Via, 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 via. Muori. Gli faccio un po' male, ma non tantissimo. Ora mi servono altre zone. Ho una torcia. Beh, ma non so se rimane accesa con la pioggia. Se c'è questa chicca della pioggia che la spegne, eh? Non lo so se c'è questa possibilità. Eccoci. Ma che noioso. Via, andate via. Torniamo a buttare giù l'albero. Almeno si vede anche dal... chiamiamola dall'usura dell'albero. Però peccato, troppa la resina, io non ci faccio niente. Posso, ora che ci penso, non ho mai provato... dagli. Non ho mai provato a fare una cosa. E cioè, a vedere se c'è... un fulmine. Se c'è la possibilità... no, di fare i rametti da... no, non c'è questa possibilità. Speravo di aver scoperto l'America. E invece nulla. Non penso che da qui riesco ad avere una qualche funzione. No, c'è solo drop. Niente, torniamo ancora alla ricerca di questi Twig. Io ho visto muoversi, ok, coniglietti non sono un pericolo imminente. Buttiamo giù altri alberi. Il bello ovviamente viene dopo, ora questo è il tutorial. Dopo, quando ci saranno le varie missioni, ci saranno, finalmente possiamo costruire, naglie, possiamo costruire il nostro bellissimo, eccolo qua, Goliath Construct, eccolo. Ora noi andiamo qua, ci interagiamo. Vi dicevo, comunque, con le fazioni, missioni e tutto il resto, il gioco è molto più bello. È più profondo, via di così. Però, ecco, io vi volevo far vedere le meccaniche base e quello che c'era da fare. 2 Twig? No, 9 Twig. Dai, ripartiamo. Laggiù intanto vedo ragni che corrono, io non vado allora là. E invece, fiero e contento, zoom in fuori e vado a cercare altri Twig. Questi mi attaccano, di solito, se gli rompo le scatole. Vediamo di non rompergliele. Beh, che non è che siano avversari chissà di quale levatura. Ah, 2 Twig, ok. Intanto possiamo fare la testa. Vedo dei ragnetti laggiù, però, eh.
Chissà se mi fa. Se non li aggro, se riesco a buttare giù questo albero. Io provo, Primo è andato a vuoto. Dai, dai. Twic, twic. No, prendi questo. Ok. Quello è rimasto lì. Va via. Guardate. No, niente. Volevo cercare di farvi vedere che riesco a colpirne due insieme. Tipo, niente. Me lo fanno apposta. Sarà meglio che mi curo con la Z. Oh, ecco. Sono andato a vuoto. Che cosa triste. Preso. Uno in meno. Uno in meno. Maledetto marrano. Quando avrò il mio Goliath, perirai. No. A posto. Raccogliamo tutto che ogni cosa fa brodo. E cerchiamo altri alberi. Ora è notte, non ci vedo niente. Dannazione. Ma guardate che roba per andare a cercare. Facciamo così. Io ora sfumo e ci vediamo direttamente come sono pronto. Sta arrivando il giorno e siamo anche alle battute finali della ricerca dei bastoncini. Vediamo se con questo concludo. Vediamo un po' a quanto sono arrivato. Premiamo I. 8, me ne manca uno. Me ne manca uno e ci siamo, su. E finalmente posso farvi vedere il mio costrutto, chiamiamolo così, che mi piace più dell'altro termine, ma ci si mette la sfortuna. Continuo a trovare. Penso di aver aperto un'industria di taglialegna. Oh, eccolo lì, lo vedo sotto. Oh, ci siamo. Guardate, ho imparato anche a girare la telecamera senza sparare. Sto facendo progressi. Oh, finalmente. Andiamo qua giù. Ed ecco a voi il primo Goliath. Usiamolo subito. Qui ci spiega tutte le informazioni, quello che vi dicevo prima io e le abilità che ha. Però, come vedete, intanto togliamoci dal discorso. Intanto, come vedete, ci sono anche dei livelli, giustamente. Senza di quelli non posso usare alcune abilità. Però intanto posso andare qua, distruggere tutto quello che trovo. Lì dentro, se non ricordo male, ora fatemi uccidere, magari evitando di morire io. Olè, non penso di morire con questo bestione. Raccogliamo le... Oh, eccolo qui. Vedete che troviamo? Questo qui è un upgrade, un'arma in più che posso avere. La mettiamo qua. E adesso, premendo ESC, premendo con il tasto destro del mouse, oppla, posso sparare anche questa cosa. Andiamo a distruggere il loro nido. Vediamo adesso se troviamo un altro ragno. Vi faccio vedere quell'abilità che ho appena utilizzato. Qua giù mi sembra che ce n'erano altri. Vediamo un po'. No, qui c'è questo. Ma, ok, l'abbiamo pulito. Eccolo qua, l'altro ragnetto. Su, bello. Un pochettino più forte, ragazzotti. Che ne dite? Comunque, questa è la base di Goliath. Un gioco che sinceramente non mi dispiace. Si lascia giocare bene. Graficamente è carino. Non grido al miracolo, ma va bene, insomma, è funzionale al gameplay che ha. Come vi dicevo prima, vi lascio nelle informazioni del video il link alla pagina Steam, andate a vedere tutto quello che c'è da sapere sul titolo, prezzo e tutto il resto. Con questo spero di avervi fatto capire di che pasta è fatto questo gioco e ci vediamo a un prossimo video nel canale. Ciao!